Allora ci vediamo. Comincia Fabio. Lo parlo del tappeto. No, vabbè, io ero già in un certo modo abituato a lavorare con Davide senza una parvenza di sceneggiatura, nel senso, già in Dopo Mezzanotte era questo un po' il lavoro, nel senso Davide arriva sul set e comunque ci sono delle cose scritte, da lì si parte e poi si inizia a lavorare insieme a Davide sul testo e su cosa dire. Però rispetto al tappeto invece volevo dire un'altra cosa. Non parlo del tappeto. No, per esempio, una scena secondo me significativa che spiega un po' come lavora Davide è la scena che tra me, Gobbi e Lasmutniak in chiesa. Quella scena, per esempio, da sceneggiatura doveva essere nell'ufficio del direttore. Arriviamo sul set, Davide puntualmente cambia e dice: ok, questa qua la facciamo in chiesa. Come in chiesa? In chiesa, ok, andiamo in chiesa, nella chiesa all'interno del carcere. E iniziamo a provare, e Davide era un po' così, stava cercando anche lui, è veramente un lavoro che si fa lì. Sì, e doveva essere tutta urlata, no? Certo, perché questa scena era tutta un po' tutti incazzati così. E a un certo punto Davide: no, in chiesa, va bene, obbligo, non dovete urlare, perché in chiesa non si può urlare, e ci metto anche due che pregano. E da lì poi è venuta fuori questa scena, quindi con delle battute che sono state dette lì, nel senso Davide ci ha detto di dirle lì, perché nel senso questa dell'esorcista, della vada retro Satana, ovviamente non era così perché era girata, doveva essere girata nell'ufficio. Ed era un po' tutto così il lavoro con Davide, stimolante ma anche a volte un po', dici oddio che sto facendo. Detto questa cosa qui, scusami Cascia, perché ci dire la cosa della Chiesa, visto che è un film sulla religione, lì c'è stato un aneddoto divertente sulla giurisdizione di una chiesa del carcere, perché quando ho deciso di girare lì, la domanda era: il permesso lo chiediamo al direttore o al prete? Perché effettivamente vai a casa del prete, e io l'ho chiesto al cappellano, però non c'era, era già andato via, appunto non era previsto girassimo lì, quindi è stata un'idea dell'ultimo momento. Non si trova il cappellano, chiedo al direttore: ma come, secondo te possiamo andare alla direttrice, anzi che è Claudia Clementi, ci possiamo andare? E lei dice: beh, in fin dei conti comunque questa qua è una roba dello Stato, non c'è scritto da nessuna parte, non è della curia come le chiese, è un pezzo di carcere santificato. E allora è curioso, perché quello era un microcosmo dove si scontrano esattamente le cose di cui si sta discutendo in politica adesso in Italia. Chi è che comanda qua? Ci stiamo lamentando come lavora Davide? No, parliamone come lavora Davide. C'è una scena in particolare, la scena che in qualche modo è il punto della svolta del film, dove c'è il ballo, cosiddetto il balletto, la croce, io che vado lì e dico: lo facciamo, lo so come lo facciamo lo spettacolo, lo facciamo senza Giuda. E allora erano 3 giorni che non riuscivamo a fare questa scena, perché ogni volta una cosa molto lunga si metteva a piovere. Il terzo giorno, che era uno degli ultimi giorni, dovevamo l'ultimo giorno, dobbiamo per forza farla, puntualmente, giriamo metà della scena, si mette a piovere. Quindi un disastro come al solito, un disastro, il matto, perché non so come chiamarlo, prendere una telecamera di una ragazza di backstage e ha detto: vabbè, chi se ne frega, giriamola comunque. Io non sapevo neanche cosa dire, perché sì, è una cosa che non l'abbiamo provata alla fine, non l'abbiamo mai provata, solo detta così, dovevo dire un sacco di cose. Ho detto: vabbè, sei pronto? Dai, farla. Con una pioggia assurda, diluviava, con tutti, io non sapevo neanche cosa dire. Era una cosa bella. E tutto è stato girato un po' così, alcune cose erano preparate, noi ci siamo comunque preparati prima, un mese prima, c'erano dei dialoghi che un po' tutto il film abbiamo percorso insieme, no? L'abbiamo riscritto, l'abbiamo fatto, ce la siamo studiato le scene, poi alcune di queste sono state usate, alcune no, però la maggior parte del lavoro che abbiamo svolto era, e la parte bella era quella che andavamo sul set e non sapevamo fino in fondo che cosa potrebbe succedere, perché o Davide si inventava un'altra cosa oppure cambiava, c'era una scena ma magari girata o ambientata in un altro posto, e spostare un altro ambiente la scena
cambiava completamente. Quindi era una cosa estremamente stimolante, una cosa bella. È un po' opposto di lavorare su un testo classico, come uno cerca di parlare bene, no? Non lo so, pronunciare bene le parole e di in qualche modo di trasmettere quello che uno deve dire. Lì in qualche modo c'era il testo nel contesto di una situazione e il testo si adattava alla situazione. Maurizio, Posso? prego, Buongiorno, una domanda Maurizio. per Davide Ferrari. Siccome ha detto non è sul carcere, ma ha a che fare con la religione e l'episodio insomma, della curia dello Stato che ha appena citato è emblematico. La domanda è questa, visto che in un certo momento del film c'è anche la battuta di Cacciandrucca che risponde al prete, diceva io sono ateo, credente, non credente, vabbè. Davide, tu l'hai dichiarato, io sono ateo distaccato. In questo caso. Il rapporto con la religione, credo sia filtrato anche con la retorica dei cacciati che mettono in scena un musical anche, tra virgolette, buoni, nel senso, l'altro lato, l'anima buona in questo senso. Viene anche filtrato, oltre che dal tuo interesse di scavare in qualcosa che non è tuo, anche da una certa ironia, con il fazzoletto che dà il troiano alla fine, il gesto, il modo, c'è sempre un distacco e in più c'è questo mix di tecnica, di tecnologie. Credo sia molto più costruito di quanto non sia improvvisato, quindi volevo capire, partendo dalla religione, come si arriva poi a un tipo di cinema così mescolato, contaminato, apparentemente sperimentale, ma tu di cose così ne hai fatte tante, ne arrivi giustamente a farlo adesso, azzardando un salto mortale. Io credo che appunto si tratta di capire cosa si intende per costruzione. Io penso di pensare molto ai film, cioè non è che tutto questo che stiamo dicendo significa che uno arriva la mattina e dice mo vediamo cosa succede. Cercherei solo di ribellarmi un po' alla tirannia della sceneggiatura, cioè l'idea che è la sceneggiatura che dà lo scheletro di un film. Secondo me la sceneggiatura è uno strumento, ma è molto più importante la musica, per esempio, della cosiddetta sceneggiatura. Ed è vero che c'è un processo di costruzione molto complicato, prima e durante, soprattutto durante il montaggio, che io credo sia quella la vera natura del cinema. Però qua andiamo sulla teoria, insomma. Nello specifico, per parlare anche di religione, nella scena che, infatti ogni volta che ci guardiamo e parliamo della scena di staccato, viene da ridere, anche perché stamattina, non so se avete notato, ma alle 10 c'era un sole della Madonna, scusate l'espressione anche che un po', ma... E adesso diluvia. Ecco, per 3 giorni... Quella scena lì, ma 3 settimane diverse, l'abbiamo girata così. Iniziavamo, come si vede nel film, con un sole che spaccava le pietre, e poi man mano che lei cominciava ad avvicinarsi al momento in cui doveva parlare alla croce, arrivavano le nuvole e regolarmente pioveva come adesso. Infatti oggi lo considero un bel segno, perché c'è una continuità. E io dico davvero sono un ateo convinto e sereno, però... Però si tratta di capire cosa ti sta dicendo quella cosa là nel cielo. E secondo me quello che ci stava dicendo non era non fatelo, era ma vi sto dando una possibilità. Proprio perché se fosse, sì, bisogna avere fede per essere atei, se permettete questa cosa. Ma insomma l'idea era facile farla col bel sole, ma quantomeno interessante di com'è nel film. Perché quest'idea che il personaggio di Cascia debba combattere contro qualche cosa, sta minaccia incombente che arriva, che la vedi proprio nella luce che cambia, dà una drammaticità che poi lancia il suo monologo. E che l'abbiamo fatto così, che qualcuno direbbe un po' alla dogma, macchina a mano, telecamera, attrice e buonanotte, tutto il resto della troupe stava a proteggersi dall'altra parte, compresa la costosissima macchina da ripresa, quella con cui abbiamo fatto Apocalipto, che abbiamo usato noi, quella lì non poteva andare sotto la pioggia, telecamerina e via. Ecco, lì è venuta fuori una cosa che io ogni volta che la vedo, onestamente, adesso non devo, però mi viene i brividi, perché c'è un'energia in quello che dice lei, una verità, che se l'avessimo costruita, cioè regolare, non sarebbe così forte. E a quel punto lì che la luce non sia bellissima, che tutto aiuta invece che essere un ostacolo. E allora penso, alla fine, che quello là, o quella là, o chiunque, o tutti quelli là,